A noi. Allora, oggi vediamo uno degli aspetti interessanti dell'ingegneria strutturale, in particolare della tecnica di costruzione, ed è per intenderci un tema che, sebbene dal punto di vista teorico ha delle basi di almeno 50 anni, teoricamente era stato affrontato almeno subito dopo il dopoguerra, però recentemente nelle norme è entrato soltanto negli ultimi 15 anni. Quindi è un qualcosa ancora abbastanza, diciamo, giovane, no? Allora, quello che noi vogliamo vedere è come le strutture via via si plasticizzano e quindi entrano in campo non lineare. Quindi la cosa che vediamo all'inizio è la struttura più semplice del mondo, che è una sezione. Vediamo come questa sezione, che sappiamo, avrebbe il caso di momento pretente, sappiamo calcolare, valutare, eccetera, vediamo come questa sezione inflessa passa dal campo elastico al campo plastico. Quindi vediamo questa transizione. All'inizio la struttura, la sezione sarà completamente elastica, poi qualcosa si comincerà a plasticizzare, poi la struttura, la sezione sarà completamente plasticizzata. Quindi vediamo questo aspetto. Al solito, per fare il calcolo, noi scegliamo sempre delle situazioni semplici da portare anche analiticamente, eccetera, perché il virtuosismo di scrivere equazioni alla lavagna è un corso passato. Allora, qui ci disegniamo una sezione, tra l'altro, che non è realistica per il cemento, per acciaio, questa potrebbe essere una sezione di cemento armato, una sezione in acciaio, se guardate le IPE o le HE che sono lì, sono tutte sezioni commerciali, con tutte le sezioni AI, no? Come abbiamo già visto, come vi ho fatto vedere più volte qui. Quindi questa è soltanto una sezione per fare i calcoli semplici. Quindi supponiamo che abbia una base B, l'altezza H, questa sezione è la più simmetrica possibile, questo è il baricentro, questa è la sezione quando vedo di faccia, se la guardo dall'altra parte, questi sono il filo superiore, questo è il filo inferiore della mia sezione, dall'altra parte, questa è la mia sezione, poi la sezione farà parte di una trave che continua in questa direzione qui, questo qui è il mio asse della mia trave a cui appartiene quella sezione lì. Allora, se la sezione è inflessa, immagino che su questa sezione qui sia applicato a un certo momento. Le ipotesi che noi abbiamo relativamente a questo problema strutturale qui sono, in particolare per questa struttura qui, sono sempre le solite. Quindi sicuramente qualsiasi cosa succede, noi utilizziamo l'ipotesi Bernoulli, la via, la sezione vuota, eventualmente trasla, però resta piana. Poi l'altra ipotesi che noi facevamo è relativa all'ipotesi di forza che facevamo relativamente al materiale. Quindi qui noi metteremo un legame costitutivo. Allora, la volta scorsa abbiamo visto come viene fatta la titolazione, la prova sul nostro materiale acciaio, no? Quello che viene prescritto, il protocollo di prova che viene prescritto nel capitolo 11 delle nostre normative. Dopo mi sono dedicato oggi, stamattina, quando c'è la pausa, dopo vado in ufficio, vi prendo un pezzo di provino che serve a titolare l'acciaio. Resta il fatto che, per quanto riguarda il legame costitutivo, abbiamo visto che a seconda del tipo di acciaio, l'S235, l'S355, eccetera, e così via, resta il fatto che noi possiamo ritenere che il nostro acciaio abbia un comportamento che è simmetrico a trazione e compressione. Abbiamo già discusso, parlando delle imperfezioni, il fatto che questa è una trave in acciaio, il materiale non è omogeneo, non è isotropo e quant'altro, potrebbe ci sono le altre tensioni, però in questa prima battuta consideriamo una cosa più semplice possibile. Immaginiamo che il comportamento sia simmetrico a trazione e compressione, qui tracciamo solo per esempio la trazione e
riteniamo che il comportamento possa essere idealizzato in questa maniera qui. Allora, fino a un valore sigma y e in corrispondenza quindi una deformazione epsilon y, considerando che né con S il modulo di Young di questo acciaio è sempre costante pari a 210.000, abbiamo un comportamento fino a questo punto qui che è elastico lineare. Dopodiché abbiamo un tratto che possiamo ritenere si estenda fino all'infinito di completa plasticizzazione. È chiaro che non è idealizzazione perché non c'è nulla di infinito, però diciamo, questa è la schematizzazione che possiamo pensare. Ovviamente qui, in questo campo qui, vale la legge di Hooke, quindi sigma uguale e con S per epsilon. In particolare poi la epsilon y è semplicemente sigma y diviso con S, e la volta scorsa, siccome sigma y è 235 MPa, 355, 275 MPa, questo qui è un numero che come ordine di grandezza è intorno all'1,5 per 1000 circa, no? Questo qui è un numero che a seconda dell'acciaio vale, sono dopo dei coefficienti di sicurezza, però se c'è l'acciaio c'è 235, la 235 MPa, 275, 155, noi potremmo usare anche il 460 che però è un acciaio un po' più delicato, questi sono i tre tipi di acciaio semplici che sono considerati. Questo numero qui invece possiamo ritenere sempre che sia 210.000 MPa, questi sono indicativamente le cose, i numeri che abbiamo avuto. Bene, con queste due ipotesi qua, la sezione vuota e trasda restando piana, legame costitutivo come è stato esplicitato qui, vi ricordo che invece noi veniamo da un mondo in cui il comportamento era elastico, indefinito, noi adesso possiamo trattare il problema. Questo è un caso in cui vedete dobbiamo seguire in maniera, si dice, evolutiva. Come cambia lo stato di sforzo di questa sezione? Il campo elastico, quando entra dopo il campo plastico, viene via fino a che si classifica completamente. Allora, per effetto di questo momento qua, è chiaro che la sezione vuota, intorno al suo baricentro, con questa curvatura PC, se sono in campo elastico, nota bene, il legame tra momento e curvatura è molto semplice. Attraverso la rigidezza flessionale della mia sezione che è data dalla rete del materiale, in questo caso qui la E con S, e momento di inerzia in questa sezione, in questo caso qui B per H al cubo 12. Ecco, questo è il campo elastico. Allora, qui più avanti mi rifaccio la stessa. Mi riporto la stessa, lo stesso disegno, la sezione, vogliamo che in termini di pannella formata sia questa, quindi qui mi posso tracciare il diagramma dell'epsilon, questo qui è rappresentativo di questo punto, quindi di tutte le fibre che stanno sopra, tutte le fibre che stanno qua sopra, questo invece è il punto rappresentativo di tutte le fibre che stanno sotto. No? Allora, se io ridisegno qua il diagramma dell'epsilon, il diagramma dell'epsilon lo potrei vedere anche qui sulla sezione, qua la sezione è vuota, la fibra che sta a questa altezza y, quindi la fibra che sta qui, ovvero tutte le fibre gemelle, si accorciano con una deformazione che posso scrivere così. Epsilon, che è funzione di y, andamento lineare, uguale meno chi per y. Il meno nasce dal fatto che con questa, come ho scelto il momento per la curvatura, le posso ritenere entrambe positive. La y è una scelta positiva verso l'alto, se ritengo che gli accorciamenti, come si fa di solito, siano negativi, allora ci segno meno davanti, no? Sopra ho chiaramente delle contrazioni,
gli accorciamenti, sotto ho degli allungamenti. Allora, io rifaccio lo stesso disegno, questo qui, questa farfalla dell'epsilon lo rifaccio qui, perché lo devo mettere più in chiaro. In particolare, quindi rifaccio il mio disegno, questo è proprio a chi come avevo segnato prima, questo di nuovo sarebbe l'accorciamento che ho a questa altezza qui. Poi su questo diagramma qui, che è il diagramma dell'epsilon, posso anche segnarmi dei valori di epsilon significativi. In particolare posso segnarmi questo valore qua di epsilon frazione, che mi riporto con la mia mano qui. Quindi questa qui è la mia epsilon di allungamento, quindi snella acciaio a frazione. Poi se considero la simmetria del legame costitutivo, il legame costitutivo scenderebbe sotto e avrei una epsilon negativa, un'altra parte, che è l'accorciamento che mi provoca lo sdervamento a compressione. Siccome il comportamento è simmetrico, questa di sdervamento a compressione è uguale a questa di sdervamento a trazione, mi riprendo sempre la mia mano e me la segno qui. Quindi qui ho, se volete, metto meno epsilon y, cioè la barriera che mi dice quando ad accorciamenti posso raggiungere o ho raggiunto lo sdervamento. Questo diagramma qui ho quindi due barriere, due limiti deformativi che, come se fossero dei segnali che mi dicono quando la sezione si snerva, perché le fibre si allungano da questa parte o le fibre si accorciano da questa parte. Allora, se questa è la situazione fine di questo momento che mi provoca questa curvatura, che mi provoca tutte queste epsilon, e le traccio su questo diagramma qui, potrei farlo su questo, potrebbe essere foglio di carta in millimetrata, vedo che tutte le mie deformazioni sono all'interno dell'allungamento che mi dà lo snervamento a frazione e all'interno dell'accorciamento che mi dà lo snervamento a compressione. Quindi, se considero il legame costitutivo, dall'epsilon posso passare al sigma. Quindi traccio la linea di riferimento di 0 di sigma, ancora una volta mi prendo, mi riporto i due fili superiore e inferiore, poi mi posto sempre l'asse della mia trave che insegno la traccia del baricentro. Se voi mi date l'epsilon, io col mio legame costitutivo mi ricavo la sigma. Se sono in campo elastico lineare, la cosa è semplice: voi mi date la epsilon, questa, io la moltiplico per lei con S, mi ricavo la sigma. Questa è in forma grafica l'implementazione del legame costitutivo. Voi mi date la epsilon, io mi ricavo la sigma di epsilon, la sigma. Occhio che se voi per esempio mi date una epsilon anche più grande, quella di snervamento, io mi accorgo che ho snervato l'acciaio. Quindi il legame costitutivo, come possiamo pensare di applicarlo qua in forma grafica, è immediato. Voi mi date epsilon, io so se sono in campo elastico oppure se ho plasticità dell'acciaio. Va bene? Quindi in questo caso qui, per esempio, dato che la sezione ruota di stando piano, mi basta sapere quanto vale questa epsilon, la compressione, mi accorgo che sono dentro l'accorciamento che snerva l'acciaio a compressione, quindi prendo questa epsilon, la moltiplico per e con S e ricavo sigma. La sigma sia questa. I due disegni sono fatti in scale differenti, perché se questa è una deformazione che è dell'ordine, se deve essere in campo elastico, questa deve essere sotto l'1,5 per 1000, quindi potrebbe essere l'1 per 1000, quindi numericamente questa qui potrebbe essere ad esempio 0.001, questo è l'1 per 1000. Quando lo moltiplico per l'e con S, che è 210 mica, 0.001 per 210.000, supponiamo di moltiplicarlo per 200.000, 0.01 per 200.000 quanto fa? 200. Quindi questa è una, ha un valore che è 200, in questo caso qui, megapascale. Quindi è chiaro che se io rappresento sulla lavagna diagrammi più o meno simili,
questo sarà il diagramma delle sigma. È chiaro che però le scale dei due diagrammi in orizzontale sono differenti. Questa ha delle scale che arrivano intorno a qualche per mille, giusto? Quindi sono numeri tipo 0.001. Questi sono numeri intorno a 200, quindi le scale sono differenti, perché chiaramente da qui a qui, che sono il campo elastico lineare, c'è un fattore che è 210.000. Allora, le forme sono simili, entrambe sono delle farfalle, no? I diagrammi lineari sono affini attraverso questo modulo E e con S, però le scale sono differenti. Resta il fatto che in questa maniera qui, nella maniera proprio più elementare, come detto al momento, io suppongo che ci sia una certa curvatura come questa, dalla curvatura mi ricavo l'epsilon, dall'epsilon altro che un legame così, quindi mi ricavo il sigma. No? Quindi il passaggio è questo, cioè la sezione applicata al momento, mi nasce una curvatura, dalla curvatura mi nasce un diagramma dell'epsilon, ovvero questo, applico il legame costitutivo, mi ricavo il sigma. Va bene? Allora, se continuo ad aumentare il mio momento, la sezione ruota sempre di più. Quindi se aumento il mio momento, la sezione ruota sempre di più. Nel ruotare sempre di più ci sarà un momento magico in cui contemporaneamente sopra e sotto raggiungo l'epsilon di serramento. Corrispondentemente qui nel diagramma delle sigma raggiungo sopra e sotto le sigma di serramento. Quindi qua sopra raggiungo la sigma y a compressione, qua ho compressioni sopra, sotto invece ho trazioni e raggiungo la sigma di trazione anche sotto al diserramento. Fatto questo, la volta scorsa ci siamo calcolati quelle che sono le risultanti. Se voi mi date il diagramma delle sigma, io mi calcolo le risultanti. Quindi, per esempio, se questa distanza qui è chiaramente h mezzi, la risultante di questo triangolo di compressioni, il sigma di compressioni sta qui, questa distanza qui è h mezzi per 2 terzi, questa distanza qui invece è h mezzi per 1 terzo, quindi questo è h sesti, questo qui è h terzi, quel triangolo sopra di compressione, sotto c'è una cosa analoga per le trazioni. Quindi questo è un altro h terzi. Allora, il braccio di questa coppia è 2 volte h terzi, quindi 2 terzi h, e poi mi posso calcolare le risultanze delle compressioni e trazioni che sono uguali, perché la sezione è semplicemente inflessa, quindi sommatoria delle forze in orizzontale 0. La risultante è, la posso calcolare in questa maniera qui, c uguale a t ed è uguale l'area del triangolo sigma y mezzi per h mezzi, l'altezza media del triangolo è sigma y mezzi, la base del triangolo è h mezzi, poi c'è la profondità a base della mia sezione, la mia sezione è larga b, quindi questa è la risultante che vale quindi sigma y b per h quarti. Questa è la risultante delle compressioni e trazioni. Il momento conseguente è il momento dato da questa coppia di forze, quindi è c per h0, ovvero t per h0, dove h0 è questo braccio qua della coppia, abbiamo detto essere 2 terzi h, allora è sigma y b h quarti per il braccio della coppia interna
2 terzi per H, e questo qui risulta essere uguale. Sigma Y, 2 col 4 lo posso semplificare, B per H quadrato, 2 per 3, 6. Questo qui è il modulo di resistenza elastica. Quindi al limite elastico, quando ne abbiamo, siccome qui la sezione è doppiamente simmetrica, se abbiamo un colpo solo con pressione e attrazione, il momento vale questa quantità qui, e se volete possiamo indicare con la Y per dire che il momento che mi snerva, almeno in un punto, la doppia simmetria della sezione mi snerva da sopra e sotto, le fibre della mia sezione. Quindi questa relazione qui vale fino a che arrivo in questo momento qua. Questo segna la fine del comportamento elastico della mia sezione. Se volete possiamo anche tracciarci qua, riassumere la vicenda. Possiamo tracciarci quello che è il diagramma che sintetizza il comportamento di una sezione in flessa, è il diagramma momento curvatura. Questo è il mio momento, questa è la curvatura. Al limite elastico arriva questo momento MY qui, in corrispondenza a una certa curvatura con Y, e qua si muore il comportamento elastico. Fino a qua la pendenza è quella E iota che conosciamo da centro di potenziale. Quanto vale la P con Y? La P con Y ha questo diagramma qui. Quando ho raggiunto l'esternamento sopra, qui ho la Y Y di accorciamento, sotto ho la Y Y, quindi lo stesso valore di allungamento. Quindi se immagino che la sezione si ruoti, si incurvi, però gli spostamenti e le deformazioni siano piccole, posso fare questa approssimazione qui. Questa curvatura qui la posso confondere, questa rotazione qua per un'unità di lunghezza della mia trava, la posso confondere con questo tangente. Allora posso dire che la curvatura qui con Y è la sua tangente, quindi è Y, che è presente da questo segmento, diviso questo segmento. Il segmento sotto è H mezzi. Quindi qui il 2 lo porto sopra, è 2 Y per H. Quindi questa curvatura qui vale 2 Y Y per H. Quindi la curvatura che mi snerva le fibre sopra e sotto sono chiaramente legate a quanto vale la Y Y, che è una proprietà materiale, dipende dal tipo di acciaio che ho, e poi dipende quanto è alta la sezione. Questa è l'espressione. In termini dimensionali, il momento ha chiaramente le dimensioni forza per lunghezza, e ha chiaramente dimensioni forza diviso lunghezza quadrato. La iota ha dimensioni lunghezza alla quarta. La chi ha dimensioni lunghezza alla meno 1. Se vi fate il prodotto M e iota per chi, dovrebbe risultare verificata dimensionalmente questa equazione. Questo è quanto sappiamo da scienza delle costruzioni solite. Quindi fino a che raggiungiamo il limite elastico, questo è il quadro. Va bene? Adesso dobbiamo pensare di aumentare il momento, no? Allora, se aumentiamo il momento, supponiamo che la mia curvatura quindi aumenti, supponiamo che sia ad esempio questa, chiaramente grandemente esagerata, perché per esempio già qui non potrei confondere l'angolo con la sua tangente, no? E questo è un angolo intorno a 25 gradi, quindi non è la
tangente di 25 gradi non è compatibile con l'angolo, no? Quindi questo è grandemente esagerato, questo disegno, d'accordo? Perché sembra che qui la sezione si sposti, a questo punto si sposti tanto quanto è la metà altezza della sezione, quindi è una cosa conclusa, neanche c'è di luma, questa è una traccia di forma così. Però, a parte questa grafia qui, supponiamo che sia aumentata la curvatura. Allora, io mi prendo questa curvatura qui e me la riporto qua sopra. Quindi per intenderci, guardate, più o meno questa è la deformazione che ho sopra di allungamento, me la riporto qui, arrivo fino a qua, poi la stessa ce l'ho sopra la compressione, quindi questo è l'accorciamento. L'andamento è lineare, quindi io posso tracciare una curvatura, che è questa. Questa curva, questa retta qui è la stessa che ho fatto qui, no? Qui è sulla sezione come avviene meccanicamente, qui invece è sulla mia carta di millimetrata, cioè mi seguo le cose. Allora, anche qui nessun problema, voi mi date la epsilon, che è questa, io applico le gambe questo del più e mi ricavo la sigma. Allora, se sono qui, io mi prendo diligentemente il mio righello, me la porto qui, la deformazione è questa. Quindi sopra la sigma y. Quindi sopra più questo diagramma, questo valore qui di sigma y non posso andare. E in particolare posso anche vedere subito dove la sezione è plasticizzata. Allora, io scendo con la mano, voi mi dite dove la sezione è plasticizzata, ovvero quando comincia a essere elastica. Qui la sezione è plasticizzata. Qui è plasticizzata. Qui? Qui? Al limite. Quindi qui, vedete, abbiamo visto, avete controllato la barriera di accorciamento e sollevamento, da qui fino a qui avete detto la sezione plasticizzata. Il che vuol dire che fino a qua il diagramma del sigma è questo qui. È un diagramma rettangolare. Questo blocco di sigma costanti, che non è nient'altro il fatto che quando supera questa sigma y, questa epsilon y, ho tutte le forze costanti, è un blocco di sigma che si chiama stress block. L'equivalente in un campo elastico lineare abbiamo la farfalla, no? In campo, quando entriamo nella plasticizzazione, abbiamo questi blocchi di sigma frazione compressione. La stessa cosa se parto da sotto, qui la fibra è snervata. Poi se rifacciamo di nuovo come prima, man mano che salgo ci rendiamo conto che fino a qui la sigma è sigma y, quindi fino a qua la sezione è snervata, stavolta a trazione, sopra siamo in campo elastico. In particolare dopo il diagramma diventa questo qui, in questa zona qui ho il nucleo elastico, questo qui è il nucleo elastico, che posso pensare di chiamare, posso pensare che sia alto HE, H tutta la sezione, HE è il nucleo elastico intorno al baricentro, simmetrico, metà sopra e metà sotto, che ha comportamento elastico. Quindi qua il comportamento è questo. Questo è il diagramma. In un certo momento, la sezione si è incurvata così, il diagramma dell'epsilon è questo. Voi mi avete aiutato, prima che abbiamo fatto solo sopra, questa cosa potevamo fare sopra, mi avete aiutato a implementare il legame costitutivo, che è molto semplice. Guarda, il legame costitutivo è fatto così: se sei sopra l'epsilon y, la sigma è questo valore, sia trazione che compressione. Se sei sotto, l'andamento lineare. Come vedete, questa è stata un'implementazione fibra per fibra. Se voi foste calcolatore, come fa? Sceglie un punto a certa altezza, ad esempio questa,
fa vedere quanto è la epsilon, epsilon è questa, poi guarda, epsilon maggiore di epsilon y, sigma è sigma y. Se invece il calcolatore sceglie questo punto qua, si calcola la deformazione qua, questa, controlla, la epsilon è sotto questa, quindi prende questa epsilon, moltiplica per le con S e si controlla sigma. Quindi molto semplice, no? L'implementazione legale del costruttivo è molto semplice. Allora, questo è il diagramma del sigma. Adesso, come prima, vi devo calcolare i risultanti. Il passaggio è sempre quello. Supponiamo che ci sia un momento in curva la sezione, se mi date la curvatura mi trovo l'epsilon, se mi date l'epsilon mi trovo il sigma. Adesso devo integrare il sigma, ovvero trovarmi i due risultati. Stavolta è un po' più complicato, mi devo cancellare la lavagna, no? E qua sopra ho potuto pasticciare e rappresentare via via la sezione che vuoi. Qui ho potuto modificare il diagramma del sigma, qui adesso devo proprio spostare le risultanti, quindi me la cancello questa lavagna. Questa parte di lavagna. Qui mi cancello tutto. Guardate, mi cancello anche questo e tutti i miei calcoli che mi ero fatto per farmi, per ricavarmi le distanze e un momento. Poi, ormai abbiamo capito come funziona il legame costitutivo, quindi mi posso cancellare anche questa lavagna. Va bene? Per esempio, nel suo piccolo, le considerazioni che abbiamo fatto qui sul legame costitutivo sono significative. Se noi lo facciamo alla lavagna, caso molto semplice, però pensate, se voi foste il calcolatore e la legge fosse qualsiasi, per esempio nel secondo semestre sul calcestruzzo avremo un legame così, curvo, l'implementazione del legame costitutivo funziona in questa maniera. A un certo punto qualcuno ci dirà la epsilon, se mi date la epsilon io mi trovo la sigma corrispondenza. E per esempio nel caso del calcestruzzo non ci sarà infinita duttilità, oltre una certa epsilon il calcestruzzo si schiaccia, si frantuma, quindi non è più, e questo numero è molto più piccolo rispetto all'acciaio. Quindi se voi mi date una deformazione più grande io so se il calcestruzzo si è schiacciato. Questa è l'implementazione del legame costitutivo, avrà una curva tramba quando volete, poi oltre un certo limite non c'è più nulla, non c'è più nulla vuol dire che si è rotto. Questo è il legame costitutivo, no? Chiaro che dietro non ci sarà un disegno, noi lo facciamo in forma grafica, dietro ci sarà un'equazione più o meno mostruosa, no? Però non ci interessa, poi mi dà epsilon e mi trovo la sigma. Questo è il legame costitutivo. Allora, torniamo al nostro caso. Stavolta il diagramma è fatto così ed è, per carità, non è nulla in particolare. Dovrei calcolarmi l'integrale di tutte queste sigma e vedere il momento che viene fuori. Resta inteso che se voi fate l'integrale sull'area della vostra sezione di tutte le sigma per dA, questo viene fuori zero, perché la sezione non è tesa né compressa in assoluto, quindi non c'è azione assiale. Poi dovreste calcolarvi il momento per vedere, ecco, questo non lo facciamo mai, gli integrali qui sappiamo che ci sono sotto, però non li facciamo mai. Noi cerchiamo sempre di scomporre questi diagrammi qua di sigma in qualcosa di semplice. Prima era semplice, c'era la farfalla in due triangoli, uno sopra e uno sotto. Stavolta qualcosa ci viene in mente al fatto che abbiamo questi stress block. Allora, questo diagramma qui io lo vedo come somma di due contributi. Vi ricordo che l'integrale, in termini analitici, è una funzione che gode la proprietà di additività. Il che vuol dire che l'integrale sull'area, una certa area, è uguale all'integrale su una certa area con 1 più l'integrale sull'area con 2, se l'area A è uguale da con 1 più A con 2. Questa è la proprietà analitica di additività dell'operazione di integrazione, che dovreste sapere
la perfezione. Allora, per noi la proprietà di additività dell'integrale è fatta così. Ti separo, ti scompongo questo diagramma delle sigma in due parti. Li traccio sempre i fili fissi, parte superiore, parte inferiore, vai centro. Allora, questa è la prima parte, questa è la seconda parte. Ti sommo, ti scompongo questo diagramma qua delle sigma in due maniere. Guarda, ti scompongo due stress block, sono uguali, contrari. Quindi sopra c'è lo stress block, compressione, sotto c'è quello simmetrico, anche se non sembra tanto dal mio disegno, attrazione, quindi sopra ho le compressioni, sotto ho le trazioni. E queste, se volete, sono le sigma che ho sulla parte di sezione che è plasticizzata. La parte di sezione che è plasticizzata è questa, sopra, e quindi questa. Quindi questa parte qui, da qui sopra, tutto l'acciaio è sterbato, vedete, sopra, tutte S maggiore di Y, Y. Per convenzione la parte snervata di una sezione di acciaio si tratteggia. Questa è la parte che si è snervata sopra. Sotto la stessa cosa, la parte che si è snervata è questa, dove ho una epsilon di allungamento più grande di epsilon y, ed è questa parte qui. Quindi questa è la parte sotto snervata che tratteggio. No? Quindi se volete l'integrale qua, la proprietà additiva dell'integrale, la faccio in questa maniera qui. Tutta l'area della mia sezione la scompongo in due parti, le parti plasticizzate, sopra e sotto, compressione e trazione, e il nucleo elastico invece al centro. Allora, se questa è il diagramma delle sigma, ci aggiungo il diagramma della parte elastica, che è questa, fatto così. È chiaro che questo più questo mi dà questo qui. Questa parte qui la immagino quindi che si alza come automaticamente posso ricavarmi quanto vale questa parte qui, questa altezza qui, e poi questa. Allora, se questo è HE, questo qui è HE mezzi, e questo qui è ancora HE mezzi. Quindi se tutto questo è H mezzi, e qui H mezzi, se sottraggo l'HE mezzi, questa parte qui risulta essere uguale a H mezzi meno HE mezzi. Questa qui è l'altezza della parte plasticizzata sopra, che è la stessa che ho sotto. Va bene? Questo è H mezzi, questo è H e mezzi, questo qui è H mezzi meno H e mezzi. D'accordo? Allora, ho scomposto così il nucleo elastico, che è questo qui, che suppongo che sia alto H con E. Sopra ho una parte plastica che ha la tensione lì, la stessa cosa sotto. Allora adesso è più facile calcolarsi le risultanti, no? E per esempio la risultante di questa lo stress block a compressioni, se volete me lo segno qua, la risultante sta qui, questa risultante del lo stress block a compressione dove le fibre sono tutte plasticizzate vale semplicemente, allora, sigma y, stavolta devo calcolarmi l'area di questo rettangolo, sigma y per questa altezza che è h mezzi meno h e mezzi, e poi per la profondità b la larghezza della sezione. Questa è la risultante dello stress block di fibre plasticizzate a
compressione. E chiaramente è uguale al risultante delle trazioni esercitate sotto, i valori sono sempre gli stessi. Il braccio di questa coppia di forze è, allora, tutto H meno metà di questa altezza meno metà di questa altezza, quindi meno questa altezza qui. Quindi il braccio è H meno metà di questa altezza, metà di questa altezza, meno questa, quindi meno H mezzi meno H e. Se faccio un po' di passaggi, H meno H mezzi, H mezzi, meno meno H e mezzi, più H e. E questo, se volete, lo posso chiamare come prima ne ho chiamato H0, stavolta lo chiamo H, ad esempio con P, che è la distanza braccio della coppia delle due risultanti, compressione e trazione delle fibre elasticizzate. Questo è H mezzi più H e mezzi, ed è questa distanza qui, il braccio, questa coppia di forze che mi rappresenta il risultante degli stress block. Allora, quanto vale il momento di questa coppia di forze? Questo momento qui, il contributo delle fibre elasticizzate, vale una delle due forze, che è questa espressione qua, quindi sigma y b per h mezzi meno h e mezzi, per il braccio h con p, che è h mezzi più h e mezzi. Questo è il contributo delle due coppie di forze risultanti degli stress block, sopra compressione, sotto trazione. Questa espressione qui è un'espressione no, questo è un prodotto A meno B per A più B, quindi è un prodotto notevole, lo scriviamo qui anche se un po' stretti, sigma Y per B per H quadrato quarti meno HE al quadrato quarti. Questo è il contributo del momento, al momento delle due zone verticali. Poi ci sarebbe il contributo elastico. Il contributo elastico, potremmo seguirci di nuovo, calcolarci le due risultanti, no? Qui ci sarà una risultante che sta qui, qua una risultante che sta qua, no? Però è anche più semplice pensare a questa cosa qui. Se quando abbiamo una sezione tutta di altezza H, tutta elastica, il nostro momento era questo, momento uguale sigma y per b per h quadrato sesti. Questo sarebbe il momento che io ho se la sezione fosse tutta elastica al limite elasticizzata sopra e sotto. Stavolta però la sezione ce l'ho plasticizzata sopra e sotto qua, quindi questo pezzo qui, ovvero questo, è come se fosse una sezione come prima, non alta H ma alta soltanto H con E. Quindi questa formula mi va benissimo, basta che io metto qua H con E. Perché questa parte qui, il nucleo elastico, alto HE, è come se fosse una sezione ridotta, di altezza ridotta, pari ad H con E. Quindi questo è il contributo elastico. Se volete ci mettiamo anche sotto E per dire il contributo del nucleo elastico della nostra sezione. Poi c'è il contributo della sezione elasticizzata, che è questa. Allora, quando io ho il mio momento che mi incurva così la sezione, questo è il diagramma dell'epsilon, risulta che parte della sezione sopra e sotto è snervata, quindi plasticizzata, parte centrale è elastica. Queste due, questo diagramma qua del sigma lo posso comporre in una parte plastica e una parte elastica. La parte plastica mi dà questo contributo, la parte elastica mi dà questo contributo, quindi
siccome il diagramma è unico, devo sommare i due momenti. Quindi la somma che faccio è questa. Adesso mi devo cancellare qualche altro. Se volete, dopo ho paura a cancellarmi, che dopo ci sono cose che mi servono. Facciamo così. La somma dei momenti, figlio di questo diagramma del sigma e di questo diagramma del sigma, me lo scrivo qua sopra. Momento totale per una certa curvatura, figlio, è dato dal momento della parte elastica più momento della parte plastica ed è uguale. Allora, parte elastica, questa sigma y di h quadrato e sesti più parte plastica sigma y b h quadrato quarti meno h quadrato e quarti. Questa qui è la somma. A me è scritta un po' piccolina, avanti e piccolo quest'anno. Ci siamo? Il momento, in un certo punto, ha fatto incurvare la sezione così, sono ricavato le epsilon, sono ricavato la sigma, vuol dire che quel momento esterno che ho applicato, che mi ha prodotto questa curvatura, questa epsilon, queste sigma, è equilibrato internamente da una parte elastica, che ha questo valore, più una parte plastica, che ha questo valore. Il momento esterno mi ha plasticizzato in parte la sezione, la parte plasticizzata mi ha fornito questo diagramma e questo momento, più la parte elastica che è il nucleo centrale. Questo è un aspetto, se volete, anche semplice, anche banale, però mette in evidenza gli aspetti che sono profondi della meccanica strutturale. La sezione, questa qui, siccome è fatta da infinite fibre, in teoria è un continuo. Il continuo, come voi sapete, è un sistema strutturale che è iperstatico. Quindi avreste bisogno di risolvere per determinata risposta di tutti i legami, di tutti gli aspetti di un problema. Se il problema è iperstatico, avete bisogno di equazione di equilibrio, equazione di congruenza, legame costitutivo. Qui la trave considera, nella sua ipotesi, considera tutti e tre questi aspetti. Perché la congruenza l'abbiamo considerata qui. La congruenza è data dal fatto che la sezione è vuota restando piana, di conseguenza non sappiamo chi e sappiamo che si non. Questa è un'equazione, un'ipotesi della sezione vuota restando piana, è un'ipotesi cinematica, quindi riguarda la congruenza. Poi, l'equilibrio sono tutte le equazioni che abbiamo scritto qui. Questo è l'equilibrio. Il legame costitutivo è qua. Quando siamo passati da epsilon, siamo passati a sigma, l'abbiamo fatto assieme, qui c'è l'esnervamento, qua. Quindi il problema della sezione è un problema che di per sé è iperstatico. Viene sminuzzato introducendo prima l'ipotesi cinematica che ci sistema la congruenza, cioè la volta stando piano. Poi c'è il legame costitutivo e poi c'è il tipo. Quindi questo è il risultato. In particolare qui vedete che la proprietà additiva dell'integrale si riflette sul fatto che io posso sommare in termini di momento quello che succede sull'area che è elastica e sull'area che è plastica. In questa maniera. Questa è l'additività dell'integrale. Questo è il diagramma, quindi questo è il momento. No? Se volete, questa è un'espressione, un momento totale, che è figlia dell'H con E, no? Se voi mi date il nucleo elastico, io mi calcolo tutto, e se volete a sua volta, questo momento qua è sì figlio dell'HE, però l'HE ce la siamo ricavata più graficamente in funzione della curvatura. Quindi a sua volta l'HE dipende dalla curvatura. Adesso dovremo sminuzzare questi aspetti qua, no?
Però le prime cose che vi faccio notare sono queste. Allora, se volete, a questo punto mi devo cancellare per forza qualcosa. Facciamo così, cancello qua la suddivisione della sigma. Visto che ho cancellato, a questo punto guardate, mi scrivo questa espressione più grande, perché adesso dobbiamo discutere. Il momento totale è uguale, il momento elastico e il momento elastico. Se volete, se questa è la nostra sezione, il momento elastico è pertinente al nucleo elastico, mentre il momento plastico è pertinente alla parte di sezione che si è plasticizzata. Mettiamo così sopra i due rettangolini evidenziati in questa maniera per capire, guarda, il momento elastico è figlio del nucleo elastico della sezione, mentre il momento plastico è figlio delle parti plasticizzate. L'espressione è questa qui, ce la riscriviamo, va bene? Allora, sigma y di h con i quadrati sesti, questa è la parte elastica, più la parte plastica, sigma y b per h quadrato quarti meno h con i quadrati quarti. Questa è la nostra espressione al momento, no? Questa qui, il momento plastico, è questa espressione. Allora, nel nostro diagramma, questa espressione qui vale da dopo questo punto, perché fino a questo punto abbiamo solo la parte elastica. Da qui in poi adesso dobbiamo vedere come funziona. Allora, subito possiamo pensare di fare una cosa di questo tipo qua. Supponiamo, per esempio, che la parte plastica tenda a zero. Cioè, abbiamo appena un po', abbiamo superato il momento emissione e abbiamo appena plasticizzato la sezione. Quindi vuol dire che se abbiamo appena plasticizzato la sezione, vuol dire che HE tende è praticamente uguale ad H. Vediamo cosa succede. Allora, in questo caso qui, se sostituiamo a H con E, H, ci rendiamo conto che questo termine qua, se H con E tende ad H, risulta sigma Y B H quadrato sesti H con E tende ad H, H con E tende ad H, quindi questo tende a 0 più. Questo è il risultato che non ci aspettavamo. Quando l'H con E tende ad H, vuol dire che la sezione è praticamente tutta in campo elastico, quindi il momento tende a essere il momento da y. Quindi questo è il momento elastico, questo qui non è entrato perché è meno con y, no? Che sapevamo, questo qui è u doppio. Va bene? Quindi quando la sezione è appena snervata, ovvero praticamente tende a essere quella elastica, questo è il risultato che ci sapevamo. Stiamo facendo uno studio di funzione in questo momento, perché ci sono delle cose che ci devono tornare, no? E quando la sezione è praticamente elastica, vuol dire che deve essere qui, devo partire da qui. Dopo non so cosa succede, non so se vado in alto, se sto così, se sto dritto, eccetera. Però quando sono in prossimità del momento di comportamento elastico, devo partire da questo momento qua. Perché se parto da qui, non riesco a piegarmi nel salto, di che? Poi, facciamo l'altro caso limite. Supponiamo invece che il nucleo elastico sia così piccolo da essere evanescente. Quindi l'altra situazione, supponiamo che la parte elastica tenda a zero. Stiamo facendo uno studio di funzione, quindi chiaramente abbiamo delle situazioni limite, no? Situazioni limite le pensiamo non in termini analitici, in termini meccanici. Supponiamo che la sezione tenda a essere tutta elastica, abbiamo questo.
Vogliamo che la sezione invece sia plasticizzata tutta, vediamo cosa ci succede. L'altra situazione è limite, no? Quindi è chiaro che dopo queste estrapolazioni all'infinito bisognerà proprio giudicare dal punto di vista ingegneristico. Allora, se H tende a 0, vediamo cosa succede. Questo termine qui tende a 0. La parte del nucleo elastico, se il nucleo elastico si riduce sempre più, tende a 0, ovviamente. Questa qui a cosa tende? Qui dentro questo termine tende a 0 e mi resta la quadratura. Quindi questo diventa sigma y b e l'arco quadrato. Quindi al limite, quando la sezione è tutta plasticizzata, il momento totale tende a questo. Quando la sezione è elastica, il momento totale tende a questo, che è il momento mx. Quando la sezione è tutta plasticizzata, il nucleo elastico tende a 0, il momento totale tende a questo. Da qui possiamo chiamare il momento ultimo della nostra tensione e adesso cominciamo a ragionare su questo momento ultimo. Allora, prima di tutto, dimensionalmente le cose tornano, che sempre sigma y per la lunghezza al cubo, come avevo qui, se no non torna dimensionalmente. Qui ho un sesto, qui ho un quarto, quindi questo momento qua è più grande. Quindi quando la sezione si plasticizza tutto è il momento più grande di quello che ho al limite elastico. Quindi salgo più in alto. Questo momento qui, poi in particolare, posso vedere se battezzo in maniera analoga questo è il mio modulo di resistenza elastico, questo te lo battezzo come modulo di resistenza plastico, quando la sezione è tutta plasticizzata. Lo chiamo WP. Poi, il secondo passo, io posso vedere anche questo. Quanto è più grande il momento ultimo, quando tutta la sezione è plasticizzata rispetto al momento elastico? Beh, basta che faccia il rapporto, me lo scrivo qui, mi faccio il rapporto tra M ultimo fratto MY, questo qui è uguale. Allora, momento ultimo è questo, sigma y b al quadrato 4t, sigma y b al quadrato 4t, diviso questo, sigma y b al quadrato 6t. Allora, questo rapporto chiaramente è dimensionale, sigma y non vanno via. Poi b per a quadrato, va via con b per a quadrato, mi resta un quarto diviso un sesto. Un quarto diviso un sesto è 6 diviso 4. Ovvero 1,5. Quindi per la sezione rettangolare, quando ho completa plasticizzazione, il momento ultimo che posso raggiungere, quello massimo, sta qua sopra. Se questo è 1, questo è 0,5. Quindi questa è la soglia, il momento massimo, che vale una volta e mezzo m con y. Questo rapporto qui lo possiamo battezzare. Se volete, rappresenta il rapporto tra il momento quando la sezione è tutta plasticizzata, quando sul momento quando la sezione comincia a plasticizzarsi. Quindi rappresenta quelle che sono le risorse plastiche che ho in più rispetto a quando mi fermo soltanto al limite elastico. Questo rapporto qui lo battezzo con C, è un numero coefficiente, quindi mu con mu è psi volte m con y. La sezione rettangolare, questo coefficiente psi che rappresenta l'incremento che posso mettere nella mia sezione quando esco dal limite elastico e plasticizzo tutto, vale 1,5. Allora, ho scoperto che se plasticizzo tutta la sezione posso sopportare un momento più grande di quello che ho se mi fermo quando si plasticizza le fibre estreme.
E in questo caso qui quello che posso aumentare, capacità portante, in termini assoluti, non è poco, è il 50%. No? Quindi al posto di portare una persona di 100 kg, posso portare una persona di 150 kg, che non è poco. Poi, in questo studio di funzione, devo pensare anche, ho fatto le situazioni del limite, quando sono qui, quando sono qui, dopo devo pensare a come tracciare questa funzione. Allora, questa funzione qua, in effetti, questo è un studio che ho fatto, aumento totale, funzione di H con E. Quindi su questo diagramma non riesco a riportarlo direttamente, perché qui c'è H con E, però il diagramma qua è con H orizzontale. No? Quindi non è immediato passare da uno all'altro. Però possiamo fare questa cosa qui. Allora, mi cancello questa lavagna qua sotto, mi tengo l'estensione del momento, mi cancello questo aspetto qui, e adesso devo fare questo passaggio qua, qui il momento è in funzione di H con E, e qua dentro c'è H con E. Però adesso devo fare il passaggio di trasformazione di variabile e metterlo, esprimerlo in funzione di chi. Allora, che legame c'è tra H con E e chi? È qualcosa di tipo questo. Qui, se la epsilon ypsilon ce l'avevamo all'estremità della sezione, la curvatura era legata con epsilon ypsilon diviso H mezzi. Quindi la chi era legata a 2 epsilon diviso H. Questa se la sezione era elastica fino qua, ovvero la epsilon ypsilon ce l'avevo qui, ce l'ho qua. Adesso la epsilon ypsilon ce l'ho più in basso, ce l'ho qui, ce l'ho qui. Quindi la formula è sempre la stessa, però devo cambiare H con H con E. Quindi la curvatura in un certo momento è legata all'altezza del nucleo elastico in questa maniera qui, 2 epsilon ypsilon diviso H con E. Quindi, se volete, H con E è 2 epsilon ypsilon diviso chi. Quindi, mi basta sostituire, fare questa sostituzione qua dentro, e ho il momento espresso non in termini di H con E, ma ce l'ho espresso in termini di chi. D'accordo? In particolare, se voi pensate, le situazioni limiti che noi avevamo sono queste. Avevamo fatto il caso in cui H con E tende ad H, ed era la situazione in cui c'era, ci avvicinavamo al limite elastico, quindi stavamo qui. E poi l'altra era invece quando HE tende a 0. Quando HE tende a 0, vuol dire che il nucleo elastico tende a 0. In questa formula qui, quando H con E tende a 0, vuol dire che, siccome 2 è un numero, epsilon y è 1,5 per 1000, vuol dire che chi tende all'infinito. Quindi questa situazione implica che chi tende all'infinito. Quindi, noi partiamo con una certa curvatura, che è questa. Poi, quando HE tende a 0, ovvero la sezione tutta praticizzata, la curvatura tende all'infinito. Quindi vuol dire che in questa espressione qui, l'andamento è asintotico rispetto a questo punto qua. Allora, quando sono in prossimità del tratto elastico, io parto da questo punto con questa tangente. Quando sono a chi infinito, arrivo a questo asintoto in orizzontale. Quindi lo studio di funzione, se volete, posso inserirmi dentro qua dentro per fare la sostituzione di variabili, magari fatelo per esercizio, ve lo chiedo all'orale, però se
Quando HI tende a 0, chi deve tendere infinito e devo raggiungere questo valore qui asintoticamente, guardate, questa è un'espressione che dopo diventa iperbolica, quindi c'è un asintoto, comportamento. Devo partire a questo punto con questa tangente, devo arrivare all'infinito a questa tangente, il comportamento sarà più o meno questo. Va bene? Asintoticamente vuol dire che il limite di completa plasticizzazione lo raggiungo in teoria all'infinito, no, non ci arrivo mai, è un asintoto questo. Va bene? In particolare l'asintoto meccanicamente significherebbe questo: quando HE tende a 0 vuol dire che la curvatura tende all'infinito. A infinito vuol dire che questa è una certa situazione, poi se la curvatura aumenta diventa questa, quindi vuol dire che la zona che si plasticizza diventa questa. Poi se la curvatura tende a infinito diventa ancora più grande. Quindi la zona, i due stress block diventano sempre più estesi. La mia plasticizzazione si diffonde dalle fibre esterne sempre più all'interno, il nucleo elastico si riduce sempre di più. Quando è la curvatura infinita vuol dire che è così la sezione, è ruotata e diventata in orizzontale. È chiaro che questa è una idealizzazione, non può diventare la sezione ruotare tanto da essere allineata con l'asse della trave. È una idealizzazione, perché qui dopo un po', quando noi cominciamo ad andare avanti, l'ipotesi che la curvatura sia calcolata così con tangente non vale più, no? Quindi non è vero che arriviamo, possiamo andare all'infinito, però teoricamente sì. Vedete che il nucleo elastico diventa sempre più piccolo, fino che al limite diventa questo, lo tracciamo qui. Teoricamente, quando siamo alla curvatura infinita, la sezione è ruotata talmente tanto fino ad adagiarsi in orizzontale, che vuol dire che il nucleo elastico è scomparso, si è ristretto sempre di più, fino a che sopra ho uno stress block a compressione, sotto ho uno stress block a pressione. E qui nel baricentro ho una discontinuità. Appena prima di essere all'infinito, il nucleo elastico mi dava, il nucleo elastico era questo qui, piccolissimo, si stava spegnendo questa fiammella elastica. Poi a un certo punto, quando è diventato zero, l'HE, non ho più il nucleo elastico. E quindi, in questo punto qua, nel baricentro, ho una discontinuità delle mie sigma. Un epsilon sotto ho snervamento a trazione, un epsilon sopra ho snervamento a compressione. Questo analiticamente è un punto di discontinuità della vostra funzione sigma sull'altezza della vostra sezione. È chiaro che è una estrapolazione, no? Poi qui ci potremmo ragionare su questa cosa qui. Potreste dirmi, professore, guardi, qui questa cosa è balzana, perché lei ha pensato, ci sta dicendo che la curvatura diventa infinita e poi sopra subito compressione e snervamento, sotto subito trazione e snervamento. Quindi questo che ci propone è una cosa balzana. Va bene? Strana. Ma io ve lo dico, guardate che voi mi stavate proponendo che il comportamento elastico andava all'infinito. Questo non è balzano. Tanto strano questo, tanto strano questo. Mi state dicendo che se io prendo questo gesso qua per comportamento elastico, io ci posso appendere una petroliera da 500.000 tonnellate, comportamento elastico. È balzano questo, giusto? Questo è il presupposto del comportamento elastico lineare. È balzano, volete, tanto quanto questo. La cosa terribile per noi che studiamo è questa. Noi pensiamo che siamo stati cresciuti a mangiare nel piatto con le forchette, andiamo in Cina dove mangiano i bacchetti e diciamo quello è il balzano, perché siamo stati abituati a mangiare nel piatto.
Noi siamo cresciuti, siamo stati abituati a pensare in termini elastici lineari, tutto quello che non è elastico lineare è balzano. Però dopo viene il cinese da noi, vede che mangiamo con la forbice, guarda come sono balzani questi. È così, pensateci, questa è una cosa pesantissima dell'educazione, della formazione anche universitaria. Per certi versi noi impariamo certe cose, che sono le prime che impariamo, dopo crediamo che siano quelle vere. Non è così. Questi ci hanno fatto soltanto delle gabbie mentali, perché noi siamo nati così, pensiamo che sia il mondo così, non è vero. È balzano esattamente come questo, punto. Ed è difficile dopo riuscire a uscire da questi stereotipi concettuali, perché uno pensa che il mondo lineare, l'elastico lineare sia la verità. Non è vero. No, è balzano il mondo lineare come balzano il mondo plastico. L'ultima cosa che facciamo prima di farci la nostra pausa è questa. Sì, questa qui è la situazione finale, con due stress block, così. Questo alto H mezzi, questo alto H mezzi. Beh, qui la sezione è tutta plasticizzata, ci possiamo calcolare subito il momento ultimo di completa plasticizzazione. Perché a questo punto qua è semplicissimo calcolarsi il risultante. Qua ho una bellissima risultante ultima di compressione. Qua una bellissima risultante ultima dello stress block di contrazione e poi in mezzo ho il braccio ultimo, HQ. Allora, qui il calcolo è molto semplice. Mettiamo subito, momento ultimo, lo calcoliamo qua sotto, momento ultimo. Calcoliamo in maniera subito diretta, secca, perché abbiamo già fissato i due stress block. Come fanno? Allora, risultante delle compressioni. Beh, questa è il risultato di un rettangolo, meglio di così non si poteva andare. Sigma x per altezza del rettangolo, H mezzi, per profondità del rettangolo, B. Questa è il risultante delle compressioni e torsioni. Poi, quanto vale il braccio della coppia interna? Quanto vale? H mezzi. Quindi, più facile di così, se allora faccio tutti i passaggi, sigma y, b, H mezzi per H mezzi, alto al quadrato, quarti, e questo è una cosa che conosciamo, è il modulo di resistenza plastico. Va bene? Ci siamo? Ecco, vi faccio notare questa cosa qui. Se voi presupponete che la sezione si possa plasticizzare interamente, che vuol dire che può avere delle curvature teoricamente infinite, ovvero molto grandi, ovvero il materiale ha infinita duttilità, come l'acciaio, per esempio vedete che il calcolo della capacità portante, in questo caso qui in termini di momento, è molto facile. È più facile calcolarsi questo, momento ultimo, rispetto al momento a limite elastico, dove avevamo un triangolo, eccetera. Questo è un modo per cui se supponiamo, se possiamo ritenere che il materiale sia infinitamente duttile, possiamo supporre che ci siano delle formazioni che possano essere molto grandi, le curvature più o infinite, no? Un modo per calcolarsi la capacità portante della struttura, in questo caso qui, è molto facile. Noi dobbiamo semplicemente mettere sul piatto degli stress block, come questi, calcolarci i risultanti, quindi la capacità portante. Questo modo di fare è detto analisi limite, siamo al limite, abbiamo pensato che tutto sia plasticizzato, ed è, se volete, uguale dell'analisi elastica che abbiamo fatto prima, che facciamo scelta di costruzione. No? È un modo molto facile di calcolarsi la capacità portante. Occhio, qui dietro ci sono delle, come nel caso elastico lineare, che vede l'infinita resistenza, no? C'è sempre qualcosa di infinito che è strambo, qui si ritiene che ci sia l'infinita, l'infinito stavolta in orizzontale. L'analisi elastica va bene, che si tenga presente in questa stramberia. L'analisi plastica va bene, purché si tenga conto di quest'altra stramberia, di questa cosa. I limiti non sembra da qualcosa da riflettere per l'ingegnere, perché in realtà non esiste il limite. Va
Allora, ci facciamo il nostro quarto d'ora di pausa. Pensate, il diagramma costruttivo come l'abbiamo realizzato è un diagramma quindi fatto in questa maniera, dove raggiungiamo una certa soglia di rilevamento superata una certa epsilon con y l'acciaio si snella. Dopo questa è una correzione, un adattamento, diciamo, un'approssimazione minore rispetto a quello che viene pensavamo prima, cioè la costruzione, perché prima pensavamo che questo tratto lineare andasse definito. Adesso noi ci siamo resi conto, con l'esperienza comune, che a un certo punto il materiale si rompe, quindi sopra un certo tasso di lavoro non si può andare. E adesso l'approssimazione che abbiamo introdotto. Anche qui c'è una cosa al limite che non va, che è di infinita plasticità. Questo qui per esempio è uno degli estremi, questo qui è il provino, l'abbiamo visto un paio di volte fa, vedete che questo ringrosso sta in modo da fargli uscire da questa parte, ce l'hanno in mezzo dall'altra parte. A un certo punto vedete questo è il provino come si è rotto, c'era un altro pezzo che ho perso, no? Però vedete che questo è il ringrosso per essere preso dalla macchina, dalla ganache. Un altro uguale a questa parte, qui c'era il tratto costante più sottile e poi questo magari lo lascio, lo porto anche cioè, quando ci vediamo a marzo, potete comunque notare anche apprezzare a più che questa zona qui dove si è rotto è più stretta rispetto a andiamo qua è la zona di istrizione, no? E poi alla faccia del limite infinito di deformazione e qui a un certo punto il pezzo si è separato in due, no? Quindi non è assolutamente vero che questo vada infinito, come non è neanche vero che questo vada infinito, sono entrambe delle approssimazioni che servono a rendere il calcolo tutto sommato abbastanza facile, non prima che fatto il calcolo abbastanza facile. Una delle cose difficili è pensare questo. Alle volte noi siamo così presi le nostre equazioni, il nostro quadro anche limpido, come abbiamo fatto prima, che ci dimentichiamo le assunzioni che sono dietro. E poi anche per esempio una cosa che all'inizio quando si studia si fa in maniera pedante è quella di considerare l'ipotesi alla base di quello che si fa. Normalmente la cosa pedante è questa, ci sono cinque ipotesi. La prima me la ricordo, poi la seconda, la quinta qual è? Non è così che si fa. Le ipotesi, non importa se sono 5 o 27, quello che è importante è quello che significano in termini fisici, meccanici, per il mio problema. Quella è la cosa importante. E poi se sono 4 o 5, così via, non mi interessa neanche. L'aspetto importante è che leggo quelle più importanti e poi via via quelle successive. No? Questa è la cosa che dovete imparare. Allora, pensate, questo oggi, nel piccolo, è stata la prima volta che abbiamo fatto un calcolo evolutivo di una struttura molto semplice della sezione, in flessa, e abbiamo tracciato un diagramma che non è proprio elementare. Ci pensate, la nostra sezione, seppure geometricamente semplice come una sezione rettangolare, ci siamo calcolati la risposta strutturale come completa. Siamo partiti in campo elastico lineare fino ad arrivare al momento M y, questo sapevamo già, poi non siamo andati avanti sul campo indirettamente elastico come facevamo l'anno scorso, abbiamo scoperto che c'è un asintoto, una barriera, una capacità portante, un limite, questo qui è il mio momento M ultimo, in particolare poi abbiamo visto che si volte M y, la posizione rettangolare è una volta e mezza,
e poi abbiamo visto che asintoticamente possiamo arrivare a questo valore qua. Quindi la funzione A parte da questo punto con questa tangente e arriva asintoticamente all'infinito qua. Quindi la funzione è qualcosa del genere. Asintoticamente arrivo a questa soglia, sto sempre sotto. Questo è il primo caso che abbiamo fatto assieme di analisi non lineare completa, che abbiamo fatto dal caso elastico e non la completa plasticizzazione. La prima volta che facciamo assieme un calcolo non lineare del materiale. Quindi oggi è un punto topico. In particolare quando sono qui e penso a com'è fatto l'andamento del sigma sulla mia sezione, l'andamento del sigma è questo, a farfalla. Poi, in uno di questi punti qua, ne posso calcolare, c'è un nucleo elastico nella parte di plasticizzazione, quindi le sigma sono evolute in questa maniera qua. Sopra e sotto ci sono degli stress block, di levamento, trazione e compressione, e in mezzo c'è la farfalla sul nucleo elastico. Quando il nucleo elastico tende a zero, quindi asintoticamente quando sono all'infinito, qua tende ad avere due stress block secchi. Questa è l'analisi evolutiva, perché vedete, abbiamo visto come evolve lo stato di sforzo all'interno del nostro, della nostra sezione, quindi un calcolo lineare che contiene tutti gli aspetti. Se voi calcolate questo, oppure calcolate un grattacielo con 2000 aste elastoplastiche, è la stessa cosa. Il calcolatore chiaramente fa più in fretta, per noi questo ci ha fatto un'ora e mezza, però è così. Questa è l'analisi evolutiva. Questa è la regione elastica. Qui siamo ai limiti di completa plasticizzazione, asintoticamente. Questa è la zona elastoplastica. In particolare, per esempio, anche in termini di verifiche, questa qui, questa regione qui, sarà il regno degli stati limiti di esercizio, in cui vogliamo che la struttura caricata, scaricata, resti in tonsa. Questa invece sarà la regione dello stato limite ultimo in cui mettiamo che ci siano dei danneggiamenti. Vi faccio notare questo, che il danneggiamento, la struttura, lo vedete in questa maniera qui. Qui la struttura ha questa rigidezza. Quindi se vi muovete in questo ambito qui, avete questa rigidezza. Quando siete qui, se avete plasticizzato sopra e sotto, la pendenza, la rigidezza è bassa. Quindi la rigidità tangente è questa, quindi è come se la struttura fosse, no, non come, la struttura è meno rigida, è come se fosse danneggiata, quindi è plasticizzata. Quando siete qui alla capacità ultima, addirittura la struttura non ha rigidezza, quindi è come se fosse labile, non può sopportare nessun incremento di carico. Faccio notare anche se dopo voi scaricaste da questa posizione qui, il comportamento sarebbe non reversibile, perché voi lo scaricate e in genere seguendo questa pendenza qua, che è uguale a questa. Quindi vi accorgereste che la struttura è rovinata, è plasticizzata. In particolare se la scaricate completamente, la sezione non resta, non torna a curvatura zero, ma ha questa curvatura qui residua, quindi resta un po' piegata. No? Quindi si vede che la plasticizzazione è un danno dal punto di vista strutturale, quindi se voi cercate di vedere una struttura che si è plasticizzata, io mi accorgo. Bene, quindi non lo voglio. Che si plasticizzi, quindi si danneggi, si rovini, mi va bene purché non corrolli. Quindi mi va bene per lo stato limite ultimo. Stato di esercizio mi va bene. Bene. Ecco, se questo è il dominio del campo elastico lineare, come facciamo normalmente a scienze delle costruzioni, abbiamo fatto la prima parte del nostro corso, quello che adesso vogliamo rivedere è per esempio questa zona qui, questa è la parte quindi tipicamente dell'analisi limite, questo è il dominio dell'analisi elastica, questo è il dominio dell'analisi limite, in cui come nell'analisi elastica lineare immagino la distribuzione di sforzo di un triangolare, nell'analisi limite metto in maniera secca degli stress block a trazione e compressione. Allora, in questa ora di lezione vediamo i due differenti approcci, no? Che sono entrambi ideali, per questo che vedete che il comportamento elastico va dall'infinito,
Questo prevede che il comportamento prazzo vada all'infinito in questa direzione, sono entrambi ideali. Allora, per fare ciò, consideriamo come prima la sezione, però consideriamo un caso un po' più complicato. Consideriamo una sezione inflessa, però soggetta anche ad azione assiale. Quindi facciamo un passettino in più. Allora, il primo step è quello, facciamo l'analisi in campo elastico lineare. Quindi facciamo questo. Questo lo conosciamo, è un problema che conosciamo già nella scienza delle costruzioni, no? Però lo rifacciamo adesso per vedere bene le differenze. Allora, questa è la mia sezione, come prima. Base B, altezza H, questo è il baricentro. Come prima, se guardo la sezione dall'altra parte, la sezione è questa, quindi questo è il piano della sezione girata. Dopo la sezione afferrerà una trave che continua, questo è l'asse della mia trave. Stavolta immagino che la sezione sia non solo inflessa, quindi il soggetto al momento è, ma anche tesa, per esempio con la pressione B. Allora, questo è un'analisi che faccio in campo elastico, quindi in campo elastico le cose sono abbastanza semplici. Allora, di tutto posso pensare che ci sia una sigma, file di azione assiale, questa la chiamo sigma n, questa qui è la trazione, però in effetti è azione assiale, trazione, e la sigma in questo caso qui, metto da questa parte le trazioni, da questa parte qui le compressioni, la sigma che è figlia dell'azione assiale è un andamento costante, fatto in questa maniera, tutte le sigma hanno un valore semplicemente n diviso a. Questo è quello che mi produce la differenziale. Poi devo considerare il contributo del momento perdente. Il momento perdente mi dà l'andamento a farfalla che faccio così. Allora, qui le sigma del momento sono massimi agli estremi e vale probabilmente di due, proprio e in modo diviso modulo di resistenza della sezione. In particolare, ovviamente, questa parte sono di compressione, da quest'altra parte invece sono di trazione. No. Allora, quando ho m più n, momento differenziale, devo sommare i due diagrammi, posso sovrapporre gli effetti, sigma totale, mi segno qua, e dato sigma n più sigma m. Allora mi prendo anche prima di questo disegno bene. Questa è la linea di 0. Poi in questa parte avrò le pressioni, e quest'altra parte avrò le compressioni. Poi questo è il filo superiore, la fibra superiore. Questo è il filo, la fibra inferiore. Poi ho la traccia sul baricentro della sezione. Allora, con ordine prendo il mio decimetro. Facciamo così, anzi, mi conviene prima posizionare in maniera secca questo rettangolo di trazione. Lo porto e me lo metto qua. Quindi questo sono le mie sigma n. In particolare questo segmento è questo e questo segmento qua è questo, va bene? Queste sono tutte le trazioni. Poi sotto a questo segmento di trazione devo aggiungere questo che è anche di trazione. Questo è il mio segmento e lo metto qua. Queste qui sono le mie sigma di trazione sotto. Quindi questa è la mia sigma di trazione sotto. Quindi complessivamente la sigma di trazione della n più la sigma di trazione del momento del tempo. Quindi complessivamente qua sotto parto a questo punto. Poi sopra invece ho queste sigma m
che sono in compressione. Quindi se parto da questo punto qua, devo sottrarre questo, quindi me lo segno qua. Questa è una sigma n a cui devo sottrarre sigma n. Quindi alla fine ho questa risultante, questo valore qua finale. Siccome l'andamento è lineare, questo è lineare, quando sono due andamenti lineari, l'andamento è lineare. Quindi sotto arrivo qui, devo partire con questo valore qua, devo tracciare una retta, che è questa. L'asse neutro diventa questo, la sigma è 0 qua. È ovvio che se avessi solo un momento, metà della sezione è compressa, metà della sezione è tesa. Siccome ho anche la trazione, la maggior parte della sezione, questa, è tesa, questa è compressa. Sembra incredibile quanti studenti, quanti di voi mando via, perché non sapete farmi questo diagramma. Quando voi venite da me vi do un foglio quadrettato. Quindi questi sono due quadretti a compressione, questo è un quadretto a trazione, questo è un quadretto a compressione. Se questo è un quadretto a trazione, questi sono due quadretti a trazione, questi sono tre quadretti a trazione. Va bene? Ci siamo? Voi fate quello che volete, se non mi fate questo diagramma qui non passate l'esame. Beh, io ho studiato l'ultimo esame. Questo è il risultato. Allora, alla fine la sigma massima che io ho è qua sotto. Quindi questa sigma totale al limite elastico deve essere minore, deve essere minore o uguale a sigma y. Al limite deve essere uguale a sigma y. Allora, se manipoliamo un po' la situazione, se prendiamo questa equazione qui, la consideriamo il limite elastico, possiamo dire che sigma n di sigma m uguale a sigma y, quando questa sigma qua, la più grossa, è proprio uguale a sigma y, il limite osservato solo qui, allora, sigma n è n diviso a più momento, elastico uguale a sigma y. Posso fare questa modifica qua, posso dire tutto per sigma y. Sigma y è un valore, cioè 200 MPa, un numero diverso da 0, quindi posso dividerlo. Quindi posso avere n diviso a sigma y più m diviso w e per sigma y uguale a 1. Poi posso battezzare alcune quantità che conosco, per esempio questo è il mio momento, m y, il momento di serramento, no? Quando raggiungo l'azzeramento in una delle due fibre estreme. Questa invece è qualcosa di simile, di analogo, è la massima azione assiale che posso avere sulla mia sezione, quando ho solo azione assiale e tutte le fibre di tutta la sezione sono snervate. Questa la posso chiamare n y. Allora se faccio questa modifica qui, questa espressione qua diventa n diviso n y più m diviso n y uguale a 1. Posso fare ancora un passaggio che è questo. Introduco delle quantità normalizzate, n diviso n y, m piccolo, m diviso n y. E questa espressione qua diventa semplicemente n 2m uguale a 1. È un'espressione normalizzata. N ed m sono adimensionali perché ho normalizzato l'esponenziale con l'esponenziale massima quando tutto si plasticizza, al momento quando si plasticizza la prima fibra. Questa è una qualcosa che posso rappresentare in un piano, in una retta, e in particolare disegno il diagramma in questa maniera. Disegnatelo in modo tale che ci siano tutti i quattro quadranti. In effetti quello che abbiamo fatto qui
abbiamo ricavato considerando la N, così, di trazione, quindi qui la N di trazione, che è maggiore di 0. Il momento, se è positivo, mi tende a scivere sotto. Quindi il momento qua è positivo, mi tende a scivere sotto. Poi, questa espressione qui è una retta, no? Abbiamo messo come variabile indipendente, n. Allora, questa espressione qua diventa m uguale 1 meno n, ovvero per n che vale 0, m vale 1. Questo è 1. Poi, per n che vale 1, m vale 0. Andamento una retta, questa è la frontiera, questa retta qui è la frontiera che mi dice quando in qualche punto arrivo su questa retta qui, vuol dire che ho snervato qua sotto la fila. E posso aver snervato la fila qua sotto in questa maniera qui. Se sono in questa zona, per esempio in questo punto qui, vuol dire che sulla mia sezione tutte le fibre sono snervate a trazione, in particolare anche la fibra inferiore. Quando sono qui, vuol dire che sulla mia sezione ho questo diagramma qui, delle sigle, perché ho soltanto il momento, e in particolare ho snervato la fibra sotto, ho snervato anche nello stesso momento la fibra anche sopra. Quando sono in una situazione intermedia, qua, vuol dire che ho preso in pressione, questo è un caso in cui ho solo l'azione assiale, questo è un caso in cui il momento è latente soltanto. Se sono qui, in mezzo, ho azione assiale e momento latente, quindi vuol dire che sulla mia sezione ho questo diagramma qui. E vuol dire che ho snervato comunque sotto. Ho tutte le possibili situazioni intermedie. Va bene? Se sono qui, nell'origine, vuol dire che la mia n e la mia m sono 0, quindi la sezione scarica. Man mano che mi sposto, vuol dire che carico la mia sezione, faccio crescere n ed m, non so con quale legge, posso farle crescere in maniera proporzionale, oppure posso farle crescere così, oppure posso spostarmi così, oppure posso spostarmi così, a seconda di come carico la sezione, fino a che sono lontano da questa, da questo segmento qua, il comportamento è puramente elastico. Quando tocco questo filo della morte, lì ho plasticizzato la fibra sotto. Va bene? Questo è, nel caso più semplice, un dominio di resistenza, detto, al limite elastico, vuol dire che se siete qua dentro, voi mi date una qualsiasi n ed n, e io mi posiziono qui, questo punto qui, vuol dire che la mia sezione è elastica, in campo elastico. Avrà certe sigma e così via. Se sono su questo punto qua, ho plasticizzato la fibra inferiore, no? E se sono oltre, vuol dire che entro in campo elastoplastico, quindi più, non soltanto, se sono qui al limite, su questa retta qui, soltanto una fibra è snervata. Occhio che questo è un punto di singolarità, perché questo, quando è assiale, soltanto, quando plasticizzo una fibra, qua sotto, una botta sola plasticizzo tutto, è un caso specifico, singolarità. In altri casi, come questa è una singolarità, quando plasticizzo qua, è chiaro che plasticizzo anche sopra con pressione, è una singolarità, quindi a parte questi due punti qua, se sono in mezzo, ho plasticizzato solo la fibra sotto. Allora, questo è il comportamento a limite elastico. Poi, per esercizio, una cosa che vi chiedo anche questo, vi chiedo all'esame, è anche questo. Supponete che invece che avere l'azione assiale così, voi aveste l'azione assiale così, poi al posto per il momento così, avete il momento colà. Se è così, invece di fare tutti i passaggi, quello che ottenete è che potete costruire anche il dominio negli altri tre quadranti. Il dominio ha delle simmetrie. Come questo è meno 1, come questo è 1, questo qui è meno 1, come questo è 1.
Quindi alla fine sulla vostra sezione, soggetta ad N ed M, il limite elastico è rappresentato da questo rombo, questo diamante, fatto in questa maniera. Se voi siete all'interno, il comportamento è elastico. Quando voi toccate uno di questi punti, almeno una fibra si è snervata. Va bene? Per esempio, una delle cose che vi chiedo è questa. Vi chiederei questa. Scusi, ma quando lei è qui, qual è il diagramma delle sigma che lei ha sulla sua sezione? Quindi riflettete su questo, se non vi fate gli altri casi, no? Che sono analoghi a questi, vedete cosa. Questo è l'analisi della sezione a limite elastico. Vi faccio notare che normalmente, quando noi avevamo scienze delle costruzioni, arrivavamo a questo punto qua, ovviamente, qualcosa del genere. Questa è la famosa formula binomia, la sezione pressione testa, facciamo la verifica. Qui invece, nel nostro caso, a tecniche di costruzioni, in considerazione dopo delle applicazioni che vediamo nel secondo semestre, il modo di ragionare è questo. Questo è il prototipo del primo dominio di resistenza, che è una caratteristica essenziale per le nostre sezioni, per le nostre strutture. Allora, se questo è il dominio del limite elastico, facciamo la stessa cosa al limite plastico, no? Che è l'altro estremo. Qui la sezione è interamente elastica. Adesso con un procedimento di analisi di limite facciamo una situazione in cui la sezione è completamente plasticizzata. Allora, come facciamo? Mi cancello la sezione. Allora, siamo al limite elastico, quindi tutta la sezione è plasticizzata, quindi ci sono degli stress block, no? Come vedete, se c'era soltanto il momento flettente, la sezione era metà tutta tesa, metà tutta compressa, metà stress block a trazione, metà stress block a compressione. Qui invece abbiamo un mix, no? C'è azione assiale e momento flettente. Guardate, mi cancello anche, quindi faccio qua. Vediamo questa situazione di partenza, momento flettente e azione assiale. Quindi qui abbiamo un mix. Allora, siccome se ci fosse solo un momento flettente ci sarebbero i due stress block che abbiamo fatto prima di andare a fare la nostra pausa. Siccome c'è l'azione assiale, la parte tesa sarà un po' più grande rispetto alla parte compressa. Allora, come prima, mi traccio i fili fissi e stavolta il punto di partenza è questo. Siccome a me stavolta interessa semplicemente il momento limite in cui ho tutto plasticizzato, butto lì direttamente gli stress block. Pensando che, allora, se queste sono le sigma che ho sulla mia sezione, questa è la fibra superiore, questa è la fibra inferiore, beh, se la sezione è soltanto flessa, chiaramente nel punto di mezzo ho la discontinuità, il passaggio tra sigma, trazione e compressione. Se invece la sezione è tenso in flessa, quindi c'è un po' più di trazione, l'asse dentro non sta qui strapinato, cioè la parte sotto che è tesa è più grande. Non so dove sta la asse dentro. Supponiamo che lo piazzo a questa altezza, invece supponiamo che sia l'asse dentro. Questa qui, quindi per esempio questa distanza qui posso chiamare Y, come sempre fatto, con N mi sta per indicare l'asse dentro. Allora, sopra ho compressione, uno stress block a compressione, sotto uno stress block a trazione. Questo è il mio stress block a compressione. Sull'asse dentro, come prima, ho una discontinuità, quindi un epsilon sopra ho tutto a compressione e snervamento, un epsilon sotto ho tutto snervamento a trazione. Quindi sotto ho stress block, tutto a trazione. Questa è la sigma Y. Questa è una simulazione. Ma vedete, con l'analisi limite, al limite penso che tutto sia plasticizzato dalla mia sezione. Il pezzo sopra a trazione, il pezzo sotto a compressione.
Questa è l'asse NERV che mi taglia in due e separa dalla complessa e dalla tesa. In teoria sull'asse NERV ho una discontinuità nella funzione. In epsilon prima sono tutto derivato a trazione e sono dato tutto derivato a complessione. Allora, butto lì due stress block. Adesso al ritroso mi devo calcolare quali sono gli N e l'M che mi hanno prodotto questo stress block. Quindi è un procedimento a ritroso rispetto all'analisi limite. L'analisi limite avevo N ed M, di calcolare sigma N, sigma M, che facevo la somma. Qui l'opposto, ho la somma delle sigma, l'andamento complessivo, e devo risalire a ritroso quali sono le N e le M che mi hanno prodotto queste. Allora, se è così, cominciamo a scomporre questo diagramma delle sigma. Allora, qui quello che noto è questo. Scompongo il mio diagramma delle sigma, i miei stress block, in due parti, che sono una simmetrica rispetto al baricentro e una antisimmetrica. Allora, queste sono le due linee di riferimento. Questo diagramma qui lo trovo somma, lo penso somma di una cosa più l'altra. Allora, mi prendo questo stress block qua e me lo metto qui. Allora, questo faccio andare qui e diventa questo qui. Quindi questo, come in un gioco di solitario di carte, non sono spostato qua. Poi, sotto, mi prendo lo stesso stress block simmetrico che sta qua sotto, quindi se questo è yn verso l'alto è come se prendessi un altro yn verso il basso. Non mi interessano i segni in questo momento qua. Se questo l'ho preso positivo, questo sarebbe negativo, ma non mi interessa. Lo prendo con la stessa grandezza. Quindi qua sotto questo stress block qui è uguale a questo, questo di compressione, questo di trazione. Questo lo metto qua, e di questo lo metto qui. Va bene? Quindi, di questo diagramma qui, fatto in questa maniera qui, questa parte qui la sono riposizionata qua, questa parte qui me la sono riposizionata qui. Poi mi resta questo, che per costruzione è simmetrico rispetto al baricentro, che c'è un yn verso l'alto di trazione, un yn verso il basso di trazione. Questo lo scompongo qua. Va bene? Poi questo diagramma delle sigma più questo diagramma delle sigma uguale a questo. Quindi non ci sono trucchi. Va bene, ho semplicemente scomposto, no? Se voi ci pensate, questi due diagrammi qui sono qualcosa di riminiscente. E questo è il diagramma che avevamo chiamato raffiglio di azione assiale. Era simmetrico rispetto al baricentro. Questo qui è parente della farfalla, che è antisimmetrica rispetto a questo punto, piede momento. Quindi io penso che questa azione assiale a questo momento mi diano luogo a l'azione assiale, una distribuzione, uno stress block che è centrato sul baricentro, quindi questa mi darà l'azione assiale, più due stress block che sono antisimmetrici mi daranno una coppia di forze. Allora, questo è sigma y, vuol dire che qua la risultante di queste sigma mi darà una forza che è diretta così, che vale la mia n. La mia n è semplicemente, allora, il valore della sigma per questa altezza è 2yn per b, che è la profondità, la larghezza della sezione. Questa è la mia n. Poi, allora, qui è un po' più complicato, devo calcolare le risultanti, qui avrò una risultante di trazione, che sarà uguale a questa risultante di compressione. Questa risultante qui, se
questa chiamiamo T, chiamiamola F in generale perché è questa forza di uguale a questa, no? T la potremo scomprendere un po' della trattazione prima che non voglio, ma no, questa forza F, questa risultante P vale sigma y per questa altezza qui è, allora, se tutto questo è h mezzi, devo sottrarre ysn, quindi questa altezza qui è h mezzi meno ysn, poi per b, che è la profondità alla vista della sezione, questa è la forza. Questa forza qui è uguale a questa, sono uguali e contrarie, e adesso devo calcolare il momento, e quindi ho bisogno di questo braccio. Questo braccio quanto vale? Allora, tutto H meno, devo prendere metà di questa altezza e metà di questa altezza, ovvero devo prendere questo segmento qua, metà ce l'ho qui, metà ce l'ho qua, posto sopra come se avessi messo questa qui, quindi questo me l'ero già calcolato prima, era questa quantità qui, quindi h meno h mezzi meno tutto h meno metà di questo, metà di questo, ovvero meno questo, va bene? Ci siamo? Questo è il braccio della coppia interna. Se volete adesso ce lo possiamo semplificare, allora h meno h mezzi, h mezzi meno meno yn fa più yn, questo qui è il braccio della coppia interna, quindi il momento è dato da questa T, da questa forza, ovvero da questa, per questo braccio qui, quindi il momento è, scrivo qui, è la forza sigma y, mi metto il b davanti, poi h mezzi meno yn, questa è la forza, per il braccio che è h mezzi più yn. Anche questo è un prodotto notevole, del tipo a meno b per a più b. Quindi il momento, lo scrivo qua sotto, è uguale sigma y per b per h mezzi al quadrato, quindi h al quadrato quarti, meno y con n al quadrato. Questo qui è l'espressione del mio momento. Allora, qui queste due espressioni qua sono due funzioni parametriche in y con n, sono parametriche in y con n, perché se voi mi date y con n io mi calcolo l'azione assiale che c'è, il momento del tempo che c'è. Allora, qui, se voi ci pensate, invece non abbiamo funzioni parametriche, perché abbiamo una funzione esplicita. Se ci pensate, questa è normalizzata, però io ho una funzione esplicita, m, di funzione di n, non ci sono parametri. Quindi qui invece devo fare qualche manipolazione. Allora, facciamo alcuni passaggi. Mi cancello qui la lavagna, questa. Allora, quello che posso fare per esempio è questa cosa, parte dall'ultima equazione, mi tiro fuori questa parentesi, l'h quadrato quarti, tiro fuori, quindi mi resta sigma y, b, h quadrato quarti,
per 1 meno, siccome ho tirato fuori h quadrato quarti, qua mi resta 4 diviso h quadrato per y quadrato n, meno 4 per h quadrato per y con n quadrato. Va bene? Poi, l'altra osservazione che faccio è questa qui. Se volete, da questa espressione qui, sin n uguale sin y per yn per b, io considero questa espressione qua e la giro tutta come facevo prima per n y, quindi da questa se la divido per n y ottengo la n e devo dividere anche qua per n y. Se divido per n y direi che divido per sigma y per l'area della mia sezione che è b per h. Questa qui chiaramente l'area della mia sezione, quindi questa espressione qua diventa n piccola, diventa allora sigma y, sigma y lo posso semplificare, poi b e b posso semplificare, mi resta 2 y n diviso h. E questo qui è n piccolo. Se questo è n piccolo, n quadrato è 4 diviso n quadrato diviso h quadrato. Questo termine qui è quello che ho qua sopra, quindi qua dentro ho 1 meno n quadrato. Poi questa espressione qui, se questo è il mio momento, faccio quest'altra operazione qua, posso cancellare pezzi di lavagna, qua faccio la stessa cosa, normalizzo rispetto al mio y, quindi m diviso al mio y per uguale. Allora mi scrivo l'm che è sigma y b h quadrato quarti, poi c'è la parentesi 1 meno, stavolta qui so che questo è m quadrato. Devo normalizzare per my, my lo conosciamo, vale sigma y per modulo di resistenza elastico che è b h quadrato sesti. Mi piace che mi guardate come se vi, come se fossi un prestigiatore, no? Cosa ci fate? Allora, questa è l'espressione, anche qui possiamo fare semplificazioni, no? Sigma y va via, b vanno via, h quadrato vanno via, poi ci resta un quarto, mettiamo in forma esplicita, un quarto, diviso un sesto, per 1 meno n quadrato. Alle volte, per esempio, io faccio dei passaggi in più, come rifaccio tante volte tanti disegni, anche se sono, diciamo, superflui per certi versi, vi faccio proprio per rendermi conto delle cose. Mi prendo tempo, butto via un sacco di foglie di carta, scrivo un sacco di cose di gesso per capire bene bene come funziona la cosa. Allora, se ho fatto questo passaggio in più e scrivo qua sotto, posso dire, qui mi rendo conto, questo era il psi che abbiamo calcolato prima, c'è un 4 diviso un sesto, vuol dire che è 6 diviso 4, quindi è psi.
per un meno n quadrato, m diviso m y era m piccolo. Ecco, quando ho plasticizzato tutta la sezione, ponendo l'asse yn, l'asse neutra a una certa distanza yn, ho queste due espressioni che sono parametriche di y con n. Quindi se voi mi date l'y con n, io mi calcolo questo. Ovvero, se voglio rappresentare in forma normalizzata m in funzione di n, che è come ho fatto prima, e faccio così perché normalmente tra un aumento e l'azione assiale per una sezione, in genere, pensando alla sezione di una trave, in genere la quantità più mobile è m. Quindi mi interessa vedere come m varia in funzione di n. Quindi n è la variabile indipendente, m è la variabile indipendente. No? In generale, quando voi avete la funzione di y di x, la funzione più nobile, più importante, quello che vi interessa, la funzione y, la x è la variabile indipendente. Quindi qui mi interessa vedere come cambia la m in funzione di n. Allora, qui ho un'espressione di nuovo, vedo come m varia in funzione di n. No? Allora, ci sono alcune osservazioni da fare per questa funzione, dobbiamo fare lo studio di funzione e mettere il piano qua. Studiamo m piccolo, m piccolo. Allora, anche qui possiamo fare questa cosa. Quando n vale 0, m vale 1 per psi. Quindi, quando non c'è azione assiale, il massimo aumento, che è quello ultimo di completa elasticizzazione, non sta qui, non vale 1, vale psi. Quindi, sta qua su. Psi per la sezione rettangolare vale 1,5. Per la 6 quarti. Quindi quando non c'è momento pertente, quando c'è azione assiale, il momento pertente ultimo sta qua sopra. Poi, quando n vale 1, quindi quando la sezione è tutta plasticizzata da sezione, n vale 1, n quadrato vale 1, 1 meno 1, 0, non vale 0. Quindi anche quando la sezione è tutta plasticizzata, il momento sta qui, ed è 0. Poi, questa che funzione è? Funzione iperbolica? Parabola. No. Il parabola, in particolare una parabola, ha un vertice, che è questo, e ha una tangente orizzontale che passa qua. Quindi è una parabola simmetrica rispetto all'asse M. Quindi questa è la tangente orizzontale della parabola. Poi la parabola quindi ha questo asse di simmetria, ha questo vertice e ha questa concavità. Quindi la parabola grosso modo è fatta così. Occhio che arriva con tangente orizzontale qua, qui invece arriva una tangente che non è verticale. La parabola solo questa di tangente. Quindi questa è il dominio al limite elastico. Che vuol dire che quando sono qua sopra, vado a ricancellare qui questa parte qui, quando sono qui vuol dire che ho i due stress block come da flessione così. Ho flessione pura con i due stress block, sono qui. Quando sono qui ho l'unico stress block come avevo al limite elastico, e quando praticito tutto questo è già di per sé uno stress block, in mezzo delle situazioni intermedie. Per esempio, quando sono qui, vuol dire che la sezione è più tesa che compressa, ho degli stress block fatti così. Analogamente, come quando ero qua, avevo delle farfalle fatte così, una farfalla fatta così, meno compressione più trazione. Qui ho due stress block, più trazione che compressione. Allora, quello che io posso notare è questo. Guardate, se come prima passo
parto da zero, la sezione scarica, poi la posso cominciare a caricare. Supponiamo che la faccia caricare seguendo questo percorso di carico. A un certo punto qui snervo una fibra inferiore, esco dal campo puramente elastico, entro in una regione ibrida in cui parte la sezione elastica, parte plastica, e se continuo a caricare arrivo fino qua, dove ho la completa plasticizzazione della sezione con un diagramma di questo tipo qua, e oltre a questo punto non posso andare. Questo punto qua ha delle N e delle M normalizzate che sono esuberanti, sono oltre la capacità portante della sezione, quindi lì non ci posso andare. Questa è la frontiera della massima capacità portante della sezione quando plasticizzato. Questa è la frontiera quando voglio plasticizzare solo una fibra, oltre non posso andarci, perché ho di momento tensile più grande capacità portante della struttura. Quindi se applico una N ed M che stanno qui, la sezione collassa. Quando sono qui la sezione è in parte plasticizzata, quando sono qui tutta plasticizzata, quando sono qui una fibra almeno è plasticizzata, quando sono qua il campo elastico. Questo qui è la frontiera del primo quadrante del dominio elastico, questa è la frontiera del dominio plastico calcolato con l'analisi limite come abbiamo visto qui. E vedete in particolare l'analisi limite ha buttato lì, abbiamo buttato sul tavolo secco il due stress lock definiti con la YN. Dopo la YN si sia manipolata, l'abbiamo eliminata, abbiamo trovato un'espressione esplicita del momento appunto della YN. Se vi fate gli altri casi, cambiando la N e la M, potete anche qui completare questo dominio. In particolare, se questo è un asse di simmetria, vuol dire che il dominio quando la N è di compressione, il momento sempre che tende il fibre sotto sarà l'altro pezzo della parabola. Poi quando passate invece al momento che tende il fibre sopra, di sotto arrivate a meno C e il resto del dominio è questo. Quindi ci sono tutte le simmetrie col primo quadrante. Va bene? Se volete, per esempio, quando c'è la tensione pura, questo psi, che vale 1,5, vuol dire che se avete solo il momento, se voi ammettete che tutta la sezione si possa plasticizzare, potete sopportare il 50% in più di momento la sezione rettangolare. Se siete in una situazione intermedia, vuol dire che se avete, per esempio, N ed M, seppur normalizzati, potete aumentare l'N ed M plasticizzando non solo una fibra, ma plasticizzando tutta la sezione, potete avere questo guadagno di capacità resistente. Questa area, quindi, in senso più ampio, vi rappresenta quelle che sono le risorse plastiche della vostra sezione. Quindi voi potete, di dentro, caricare di più la vostra sezione, mettere M ed M più grandi in tutte le combinazioni che volete, e la sezione sopporta più carico, chiaramente si plasticizza, quindi si danneggia, dopo non è nuova, però porta più carico. Quindi questa parte qui è quella che ci interesserà, tipicamente lo stabilite ultimo, perché in situazioni estreme di carico non possiamo pensare a struttura che si danneggi, però guardate che non cada, al limite elastico noi ci dovremmo stare qua dentro. D'accordo? Oggi abbiamo visto, è stata una lezione delicata questa, no? Vi lascio da riflettere durante le vacanze di Natale. Perciò Natale questo è il tema, è uno dei temi più difficili, più attuali adesso, delle verifiche strutturali, perché come vi dicevo, fino a 15 anni fa, anche se si poteva, gli ingegneri stavano qua dentro, 10-15 anni fa. Se volete, fino a 8 anni fa le persone stavano qua dentro. Questa, fino a 8 anni le persone possono anche andare fino qua. Questo vuol dire in termini professionali, anche se voi ci pensate, persone della mia generazione, che magari non sono professori universitari, sono costretti a studiare, a imparare cose nuove, tante persone della mia generazione
io ho 53 anni, non è che sono vecchissimo, però, e quelli anche più grandi di me non sono tanto confortevoli nel spingersi qua dentro, perché non l'hanno studiato all'università. Quindi per voi che siete giovani, questa è un'opportunità di mercato non da poco. Perché è probabile che qualche ingegnere della mia età o anche più dica, guarda, sono troppo vecchio per imparare il calcolo elastoplastico, sì. Chiamo un giovane ingegnere che mi aiuti. Va bene? Quindi questa potrebbe essere una cosa in cui voi imparate delle cose che da poco dite potrebbe essere il vostro vantaggio competitivo nel mercato. Va bene? Occhio però a saperla applicare con raziocinio, perché qui dentro c'è l'ipotesi che c'è infinita plasticità che è balzana tanto quanto questa. No? E se voi uscite da questa ipotesi, quello che fate è sbagliato. In particolare vedremo che per certe strutture in acciaio la cosa è sbagliata. Chiudiamo qui con... siamo qua in anticipo, però non voglio cominciare altre cose. Però voglio farvi vedere perché sono così importanti questi domini di resistenza. Allora, pensiamo come ragiona il calcolatore. Al giorno d'oggi, ovviamente, dopo noi facciamo dei calcoli a mano, perché è importante vedere i passi una volta, almeno nella vita a mano, però dopo, se io dovessi fare un calcolo, esco di qua, apro il mio calcolatore. Già mi sono tutto ingessato oggi, quindi non ti voglio fare scrivere niente. Però vi faccio notare, voglio farvi notare questa cosa qui. Supponiamo di avere, ad esempio, da verificare questa struttura. Questo è un telaio, supponiamo che ci siano dei carichi, non mi interessa quanto, no? Allora, questa è una trave con due colonne. Quindi questo è un telaio, con una telaiata, quindi se io prendo una sezione a caso, questa, qui dentro ci sarà un momento inerziale. Oh, è probabile che la trave sul traverso ci sia un grosso momento e una piccola azione assiale, qui sul pilastro è probabile che all'opposto ci sia in genere un piccolo momento, una grossa azione assiale. Resta il fatto che noi qualsiasi di queste sezioni qua o MLN. No? Allora, per esempio su una trave dovrei tipicamente verificare un numero infinito di sezioni, perché N ed M possono avere combinazioni, una variazione qualsiasi. Ultimamente quello che si fa è questo, guarda, per le travi, almeno fatte a mano, poi il calcolatore farà 1000 verifiche su 1000 sezioni, a mano quello che dobbiamo fare noi lo scritto in tecnica è verificare la sezione di miglioria e poi le due sezioni di estremità. Quindi per una trave le sezioni che noi controlliamo sono quelle di miglioria e quelle di estremità. Poi è chiaro che a seconda di come è il diagramma dei momenti, una sezione più sollecitata potrebbe essere un'altra. No. Per le colonne invece in genere quello che si fa è la sezione al piede e la sezione in testa. Quindi per esempio se io riesco a fare a mano questo telaio qui ho 1, 2, 3, 4, 7 sezioni. Su queste 7 sezioni se ho il carico 1 mi devo calcolare la M e la M per la condizione di carico 1. Poi, se ho la condizione di carico 2, mi devo calcolare un'altra N ed M. Va bene? Quindi, in particolare, se ho 7 sezioni in 2 condizioni di carico, devo fare 14 verifiche. Va bene? Allora, supponiamo che il problema sia piano, tra l'altro supponiamo, per esempio, che non ci siano problemi col taglio e così via, ho da fare queste 14 verifiche presso pressione. Allora, quello che posso fare è anche questo. Le mie travi, la mia trave sarà una IPE 500. Le due colonne sono probabilmente identiche, sono le HEB 200. Allora, una cosa che posso farmi è calcolare per la IPE. L'HE sono segnate sul mio prontuario, sul mio profilario, sui vari profili, mi calcolo le MY e le NY.
Quindi queste 14 sezioni me le posso normalizzare. Mi divido le tre sezioni delle due condizioni di carico per l'NX e l'NY della IPE, poi le 4 per 2, 8 combinazioni legate a queste sezioni me le divido per la NX e la NY della HB. Quindi in tutto ho 14 punti che sono per le 7 sezioni normalizzate, N diviso N diviso NY, M diviso MY, N diviso NY, M diviso MY, quindi ho 14 punti che sono delle N, mettiamoci l'indice I, e lì che va da 1 a 14, delle NI e delle NI. Allora, quello che posso fare è questo: mi prendo il mio dominio normalizzato e per esempio metto, posiziono tutti questi 14 punti, questo è il primo punto, questo è il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, il ottavo, il nono, il decimo, il undicesimo, il dodicesimo, il tredicesimo, il quattordicesimo punto. Sono questi 14 punti. Allora, piazzati in questa maniera qui, su questo dominio normalizzato, la mia struttura è verificata nel limite elastico? No. 13 punti stanno dentro, uno no. Sta fuori. Allora, la vostra struttura complessivamente è una struttura che avete progettato che va bene, verifica, soddisfa la verifica del limite elastico oppure no? È proprio da buttare via. Beh, diciamo, non verifica, perché 1 su 14 non va bene, però non è neanche proprio sbagliata. No? Alla stessa maniera, per esempio, se voi pensate, potete concepire che la struttura possa anche arrivare al limite plastico, tracciate questo, vi rendete conto che la mia struttura è grandemente verificata praticamente sempre in campo elastico, tranne un punto, che potete sapere quale sezione e quale condizione di carico, in cui raggiungete il limite la frontiera plastica. Però complessivamente la struttura è verificata. Vi faccio quest'altro caso qui. Supponete che i 14 punti, facciamo soltanto il limite elastico, perché tanto è la stessa cosa con il limite plastico. Supponiamo per esempio che i 14 punti siano disposti così. Vi metto davanti così non vedete come segno i 14 punti. Tra l'altro non segno i 14 punti, segno una nuvoletta. No, questo segno i 14 punti, lo fate una volta per esplicito. I 14 punti sono addensati là. E sul monitor del vostro computer viene fuori il dominio normalizzato, M ed N. Questa struttura qui come la giudicate? Sovradimensionata, praticamente scarica. Cioè, da una parte siamo contenti che tutte le verifiche sono soddisfatte, però praticamente scarica. No? Sono tutti i punti addensati intorno all'origine. E se invece la vostra struttura era aveva la nuvoletta di punti che stava qui? Qui, se possiamo sfruttare le risorse plastiche, ci può andare bene. No? E per esempio, se per esempio le risorse plastiche fossero queste, va bene. Se la nuvoletta dei punti stava qui, la struttura è sottodimensionata, quindi bisogna cambiare. Adesso, pensate, noi avevamo tre aste, sette sezioni, due condizioni di carico, e c'era una nuvola con 14 punti. Supponiamo di avere invece, come succede normalmente, un centinaio di aste, 100 aste. Alcune aste saranno filate, colonne, alcune aste trave, quindi alcune avranno tre sezioni, alcune due. Mediamente abbiamo due sezioni di mezzo da verificare per aste, quindi le sezioni da verificare sono 250. Grosso modo, no? Per dire, metà saranno aste, metà saranno colonne, saranno un paio di centinaia di sezioni da verificare. Supponiamo di avere, come succede, circa una decina di condizioni di carico, abbiamo 2500 punti. Qui
Quindi adesso le nuvole, veramente nuvole. Poi guardate, 100 aste sono il capannone industriale. Quindi i 2500 punti, dopo sono 2500 verifiche, a mano non se ne parla, no? Però per esempio in termini immediati, se chiedete al vostro calcolatore, fammi vedere la sintesi delle verifiche, a seconda di come è risposta la nuvola dei 2500 punti, capite se la struttura è verificata oppure no. Perché se i 2500 punti stanno qua dentro, oh sì, ho capito, sono contento, ho tutto verificato. Però ho messo un sacco di acciaio che pago, che costa, non serve a niente. Se i 2500 punti stanno tutti qui, basta, butto via e ricomincio. No? Quindi pensate la sintesi dove potete tirare fuori. Poi pensate anche questo. Voi siete dei strutturisti, dei progettisti che hanno fatto questa sezione, questa struttura qui. Tutti i 2500 punti stanno qui. Arrivo io e i 2500 punti stanno qui. Chi dei due progettisti è più bravo? Voi o io? Io ovviamente. Perché vedete, se posso spingermi fino ad avere le risorse plastiche, io ho sfruttato al limite, al meglio, tutte le risorse che avevo sulla mia struttura. Voi siete stati qui, siete safe, terrificabili, ma avete messo dell'acciaio più che l'ho sfruttato, potete arrivare fino alla frontiera. Non potevamo uscire. Però dobbiamo vedere e spingersi fino alla frontiera, al limite, no? Quindi vedete qua anche potete giudicare se è una struttura sovradimensionata, sottodimensionata, e poi anche potete pensare di ottimizzare il materiale. Ovviamente qui c'è più acciaio di quello che vi serve in termini di resistenza, e potete arrivare fino al limite. Quindi è una sintesi su una struttura complessa, complicata, che è molto più importante. Se noi facciamo un esercizio accademico ci va bene la funzione della formula binomia, no? Però quello che dovete pensare è quello che vediamo adesso noi a mano, no? È orientato all'utilizzo del calcolatore, come si fa nel 2020, no? E io vi insegno delle cose che sono quelle che utilizzo io, che trovo utili. Sono cose che una volta, quando ero giovane, mi insegnavo delle cose, mi dicevano: guarda, senti, di queste cose, poi non ci credevo, però andavo in aula e insegnavo così. Poi mi rendevo conto che non ci credevo io, gli studenti anche non ci credevano, non le utilizzavo io, e non si dovevano utilizzare neanche gli studenti. Adesso invece dico solo cose che ho trovato utili, che sintetizzano il comportamento. Questo è un modo immediato. Pensate veramente di avere 2500 punti. Come fate a dire se vanno bene o non vanno bene? Questo è un modo sintetico, immediato. La struttura è assolutamente sovradimensionata, io le scarico. Guarda, questa è la versione che abbiamo fatto ieri, che va bene. Oggi però col lavoro di raffinamento che abbiamo fatto, la struttura sfrutta meglio l'acciaio, quindi meglio questa. Va bene? Ci vediamo ai primi di marzo. Buona sessione d'esame gennaio-febbraio, però ricordatevi anche qualcosa di tecnica per il secondo semestre.